Buongiorno a tutti, buongiorno. Noi che diamo sempre la colpa alle persone anziane, ai camperisti, a quelli che hanno le roulotte, che vanno piano, che non ci fanno viaggiare. Vedete? Stiamo sulla A13 Bologna-Padova, direzione Padova, c'è un autobus di linea urbana che sta facendo la tratta autostradale limitato a 70 km orari, e ci sta costringendo a tutti, causa quel gran fenomeno che ha modificato, guardate, ecco là il coglione, scusate il francesismo, la viabilità su questo tratto tutto divieto di sorpasso dalle 6 alle 22. Io personalmente farmi levare la patente per 2 mesi per un sorpasso non ci penso proprio. Stavo facendo due chiacchiere con il baracchino, con il collega davanti. Lui ha provato a lampeggiargli, a suonargli, a fargli capire che si doveva mettere un po' sulla corsia di emergenza con le quattro frecce. Più lampeggiava, più suonava, e più lui rallentava. Il classico stronzio, che è un minerale molto molto raro. Lo stronzio è un minerale molto raro, ma noi in Italia ne abbiamo a bizzeffe di stronzio, ma pure singoli, pure stronzi singoli abbiamo, guarda, da noi pullulano, da noi. Vedete? 6,22, divieto di sorpasso. E non ci possiamo fare nada, di nada. Tocca farsi questi 90 e passa chilometri incolonnati a costui che va a 70 all'ora. Non è che ci vuole andare lui, è che gli hanno limitato il mezzo a 70 km orari. Quando io da Roma, dalla Roma Diesel, ho preso un autobus dell'ATAC, un serpentone, che era uscito con dei problemi da Lione, dove gli fanno a Lione, io ho chiamato il tecnico responsabile, ho fatto: bello di casa, vieni qua, attacca al computer o disattivami il limitatore o metti al massimo, perché io non posso fare file chilometriche in autostrada. E mi ricordo, me lo feci mettere a 87, il massimo che potevo andare, 87 era. Feci Roma, Lione a 87 all'ora. Che so io, questo non è me. L'unica speranza è che si mangi una caramella alla frutta, magari è stato troppo tempo al sole, gli fa una reazione contraria e si deve fermare urgentemente per andare al bagno. Una cagarella di 750 colori, 65 adesso stiamo andando. E vabbè, e che ci dovete fare? Poi il collega mi ha detto: no, avanti a lui non c'è nessuno, c'è il vuoto. Avanti a lui il vuoto, proprio questo che è l'autobus limitato e non ha intenzione di farci passare.
che se tu ti metti con le quattro, rallenti un po', ti metti con le quattro frecce in corsia di emergenza e cammini, a me mi autorizzi a sorpassare. Come sull'Appennino con la vecchia scuderia, che il camion aveva un problema e in salita non andava manco a ammazzarlo. Quattro frecce, corsia d'emergenza, e le macchie passavano, i camion. Questo è il rispetto per il prossimo, non è menefreghismo. Ai ai ai, come siamo caduti in basso comunque, eh? Non c'è più professionalità, poi questi burmaroli, che tu dica fa? Lascia perdere proprio questi burmaroli, in discesa i 75 ha preso, mortacci 6. Prossimaria, bisogna anche fermarmi e fare un'ulteriore sosta per non incavolarmi. E adesso è tutto, il TG della strada vi saluta, ciao a tutti.